Secondo alcuni esisterebbe una frequenza, i 432 Hz, le cui vibrazioni permetterebbero alla musica di entrare in risonanza con l'organismo e l'universo intero, attivando processi di guarigione e producendo molte altre apparenti conseguenze positive. Possibile? Beh, oggi andremo alla scoperta della lunga storia di questa frequenza, soltanto in apparenza uguale a mille altre, ma in realtà sovraccarica di una serie infinita di aspettative, di credenze, ricca di stranissimi riferimenti culturali incrociati e di controversie a non finire circa la sua reale importanza. È la storia di un mistero, quello dei 432 Hz, e oggi scopriremo insieme la sua reale natura, qui a Strane Storie. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare, con gli strumenti della scienza e della razionalità, enigmi e credenze ai confini del reale. Ci siamo davvero. Tra pochi giorni, martedì 28 marzo, esce il mio nuovo libro, La scienza dell'incredibile. Come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai. Libro che ho l'onore e il piacere di aprire con una bellissima introduzione di Telmo Pievani, filosofo della scienza, eccezionale divulgatore e caro amico. Di che cosa parlerà il libro? Beh, parla di come nascono e si diffondono le nostre credenze, che cosa ci porta a sostenere le idee più insolite o totalmente assurde, a scambiare per prove inossidabili semplici suggestioni, illusioni o al massimo ideologie e atti di fede. Perché finiamo per contraddire anche l'evidenza dei fatti? E chi coltiva le convinzioni più estreme, ci domanderemo, è solo un pazzo o è vittima della manipolazione dei social? In realtà, lo sappiamo, la tecnologia si limita ad amplificare quello che siamo e che è radicato dentro la specie umana, cioè il bisogno di dare un senso a tutto ciò che ci circonda. Per capire quindi come si formano le nostre convinzioni, occorre risalire alle origini per scoprire come l'evoluzione abbia reso il nostro cervello un sistema formidabile per la sopravvivenza della nostra specie, anche credendo a cose decisamente false. Ed è proprio quello che faremo quindi con La scienza dell'incredibile, che potete già prenotare se volete al link che trovate sotto questo video o nelle vostre librerie di fiducia, naturalmente. Ma se volete, vi segnalo due belle occasioni. Giovedì 23 marzo alle 20.30 sarò al Muse, il Museo della Scienza di Trento, dove parleremo di misteri, complotti e dove forse avremo già alcune copie del libro, ma lunedì 27 marzo alle 18.30 ci saranno sicuramente le primissime copie del libro per un'anteprima che faremo a Milano, al Teatro Menotti, dove presenterò il libro e sarà insieme a me Agnese Collino della Fondazione Umberto Veronesi. In quell'occasione, come vi dico, troverete le prime copie del libro e sarò ben felice di firmarvele o dedicarle a chi vorrete voi. Presto poi condividerò anche le date del giro di presentazioni che verranno poi in aprile e in maggio, ma magari fino anche a giugno. E sarò naturalmente in tanti posti d'Italia e avrò la possibilità di incontrare, io mi auguro, tanti naviganti. A questo proposito, naturalmente vi ricordo che se anche voi volete sostenere le nostre attività, i nostri progetti come questa serie Strane Storie, per esempio, potete sbarcare sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon, dove troverete altre persone come voi e ci aiuterete a rendere possibili tutti i contenuti che condivido gratuitamente qui sul mio canale. Dunque venite su Patreon, vi aspettiamo. E ora torniamo alla misteriosa frequenza dei 432 Hz. Come è possibile arrivare a pensare che una sola singola frequenza dello spettro elettromagnetico, quella che corrisponde a 432 Hz, possa giocare un ruolo
tanto determinante nell'universo, nel suo equilibrio, nelle realtà grandi e piccolissime, nei monumenti antichi, che possa influire sul nostro umore, sul riposo notturno, insomma, in mille e mille cose diversissime tra loro. Com'è possibile che dal XIX secolo, sui suoni che si possono produrre con gli strumenti musicali più svariati, usando quella frequenza come punto di riferimento, si sia prodotta un cumulo di letteratura e di idee più o meno strampalate? E allora, per capire da dove arriva questo diluvio di materiale, dobbiamo fare un salto indietro, dobbiamo risalire la corrente fino ad arrivare a un incrocio di tradizioni culturali, anche illustri, e di influenze diverse, poi confluite in tempi più recenti nel complicatissimo minestrone che possiamo trovare, per esempio, su YouTube. E che cosa c'è stato di più influente e di rispettato nella storia di una parte importante della cultura mondiale se non un libro come la Bibbia? La Bibbia, a guardarla da vicino, non è un libro unico, lo sappiamo, ma una vera e propria raccolta di testi diversissimi tra di loro, ai quali però a un certo punto i teologi dell'Israele antico hanno anteposto il libro della Genesi, cioè un racconto sulle origini del mondo che prima mancava e nel quale le influenze della Mesopotamia più antica sono ben evidenti. E allora, nella Genesi il racconto inizia con l'atto creativo di Dio, cioè quello che apre il corso della storia del mondo e di ogni cosa che esiste. Proprio all'inizio di tutto, secondo la Bibbia, sta il fatto che Dio per creare usa dei suoni. Suoni che sono qualcosa di più di semplici parole. Con i suoni della sua voce Dio, per esempio, crea il mondo e, secondo la tradizione, in 6 giorni completa la sua opera, sempre e soltanto parlando. Sia la luce, e la luce fu, è la dichiarazione forse più nota tra tutte quante. Insomma, per la tradizione ebraico-cristiana, la potenza generatrice più grande che ci sia è il suono prodotto da poche, pochissime e brevi parole. Il suono, insomma, può tutto. Ma queste considerazioni valgono anche per l'altra parte del mondo, cioè per l'Oriente, perché probabilmente è stato proprio l'arrivo in Occidente della tradizione induista a diffondere ancora più nell'occultismo di massa l'idea del suono creatore, della pura essenza che si rende udibile e fa sì che le cose accadano. In molti testi dell'induismo classico e poi anche nei suoi sviluppi, il termine sanscrito Om, che poi è anche una sillaba, è visto come il suono primordiale, quello che ha dato origine alla creazione, e la creazione stessa non è altro che la concreta manifestazione di questo suono. Om. Insomma, sia ad Oriente sia ad Occidente, una forte credenza comune risiede nel fatto che con il suono si fa tutto quello che esiste e tutto quello che un giorno finirà. Ma questi sono racconti che stanno sullo sfondo, per così dire. Alla base delle credenze odierne sulla frequenza di 432 Hz, infatti, c'è una grande, forse eccessiva, controversia tutta interna all'Europa, alla quale in tempi più recenti si è aggiunta l'America. Un grande litigio tra addetti ai lavori, in fondo, che oggi ha conseguenze pratiche di ogni genere. Ma di quale controversia si tratta esattamente? Chi ha qualche annetto ricorderà il cosiddetto monoscopio Rai. Avete presente? Si trattava di un'immagine fissa usata per motivi tecnici che veniva mandata in onda per una mezz'oretta prima dell'inizio dei programmi televisivi che cominciavano a una certa ora nel pomeriggio, figuratevi. Insomma, insieme al monoscopio veniva trasmessa un po' di musica, ma prima ancora della musica c'era un'altra cosa che accompagnava quell'immagine, questo suono. Forse gli odierni sostenitori delle virtù incredibili dei 432 Hz griderebbero al complotto. Perché? Beh, perché la RAI, ovviamente succube dei poteri forti, in quell'immagine non diffondeva nell'etere la frequenza magica, cioè quella a 432 Hz per l'appunto, ma un poverissimo Sol a 384 Hz. Oppure impiegava altri standard audio ancora differenti. In realtà, dietro a queste elucubrazioni cervellotiche c'è anche una lunghissima e molto tecnica pagina di storia della musica. Quella del problema mai risolto sul serio sulla frequenza precisa alla quale sarebbe meglio accordare gli strumenti musicali.
Insomma, la questione del diapason, la tradizionale forcella di metallo che, fatta vibrare, di norma emette una frequenza a 440 Hz. Ebbene, su questa faccenda, negli ultimi decenni, è cresciuto un gruppo di persone, poche, ma molto attive, che sostiene l'assoluta necessità di passare da uno standard di accordatura musicale da 440 a quella a 432 Hz. Questo perché quest'ultima frequenza farebbe sì che la musica prodotta diventi migliore, anche più naturale, insomma, che ce la godiamo di più, che le performance degli artisti siano migliori e così via. Ma la faccenda non finisce qui. Questo movimento per i 432 Hz, chiamiamolo così, afferma che utilizzando questa frequenza per la musica e ascoltando suoni a quella frequenza, diventeremo tutti più felici, più tranquilli e anche la nostra salute ne gioverebbe in mille modi diversi. Se girate in rete, troverete addirittura consigli di ogni tipo su come fare per ritarare i vostri archivi musicali e portarli allo standard dei 432 Hz. Perché? Beh, va per diventare tutti incredibilmente felici e contenti. Insomma, in realtà, dall'intricatissima controversia tra specialisti di musicologia, passare al mondo del New Age, alle promesse dei mille prodotti del pensiero positivo nato negli anni 50 del Novecento e alle miscele di pseudofilosofia orientale, il passo è stato breve. E anche il patatrac assicurato. Davvero non esageriamo, no, parlando di patatrac, perché grazie all'uso di suoni calibrati sui 432 Hz, su YouTube trovate persino chi vi promette di ripararvi il DNA danneggiato. E poi non va nemmeno dimenticato che dietro molti di questi video, in cui i toni pastello si sprecano, ci sono idee e pensatori tutt'altro che innocui. Alla fine degli anni Ottanta, per esempio, uno dei personaggi più influenti dell'estrema destra americana contemporanea, il complottista Lyndon LaRouche, fece propria l'idea che la musica dovesse essere risintonizzata sui 432 Hz e riuscì a propagandare tanto bene le sue idee da ottenere consensi anche da grandi esponenti della scena musicale internazionale, non ultimo Luciano Pavarotti, probabilmente del tutto ignaro del retroterra politico di questo LaRouche, o di una grande cantante lirica come il soprano Renata Tebaldi. Non ci crederete, ma ci furono persino tentativi di promuovere una norma giuridica al riguardo, che sfociò in un disegno di legge nel nostro paese, addirittura al Senato il 20 luglio 1988, proposto da esponenti della Democrazia Cristiana e della Lega Nord, che volevano che in Italia fosse obbligatorio accordare gli strumenti a 432 Hz. Probabilmente tutti sarebbero rimasti di sasso se avessero saputo che le idee di LaRouche, che in quel momento era attivissimo su quel fronte, comprendevano anche la suggestione, molto americana a dir la verità, secondo cui la frequenza dei 432 Hz per l'accordatura fosse stata, per così dire, cancellata dalla Germania nazista, che invece a suo tempo avrebbe promosso quella a 440 Hz, in effetti molto più diffusa negli Stati Uniti. E questo perché? Beh, perché con la musica a 440 Hz la condizione psichica e la salute fisica dell'umanità avrebbero avuto effetti catastrofici. Ovviamente questo avrebbe permesso agli oscuri poteri forti di controllare più facilmente il mondo, figuriamoci. Certo, non in una maniera così grossolana, però a una presunta origine nazista dello standard di accordatura 440 Hz ha fatto riferimento in anni recenti persino un musicista importante e molto capace come Stefano Bollani. Ma non pensate sia finita qui. Sempre secondo quel Lyndon LaRouche, la frequenza americana, cioè quella 440 Hz, poteva avere effetti negativi dal punto di vista spirituale, anche per la salute della nostra stessa anima. Era anche per questa guerra spirituale segretamente in corso che bisognava passare allo standard aureo, quello dei 432 Hz, che in Italia spesso trovate anche chiamato con il nome suadente di La Verdiano, perché da noi magari si preferisce associarlo a un nome che nella nostra cultura è quasi sinonimo di unità nazionale e di musica italiana per eccellenza, vale a dire quello di Giuseppe Verdi. Anche per reagire a tanto entusiasmo c'è stato chi ha cercato di capire
se per davvero con i 432 Hz si produce qualcosa di buono per noi, e lo ha fatto in un modo del tutto ragionevole, cioè attraverso un esperimento. Le affermazioni che si possono leggere in rete sulle potenzialità dei 432 Hz o anche su quelle di altre frequenze elettromagnetiche sono di due tipi. Alcune sono talmente vaghe che è difficile dire qualcosa di decisivo. Altre non trovano nessun riscontro scientifico, oppure sono palesemente assurde. Il musicologo britannico Milton Mermichides si è interessato a lungo alle affermazioni sul potere dei 432 Hz. Ne ha concluso che, in generale, quando si esegue un pezzo abbassandone i toni verso frequenze appunto più basse, le persone dicono di sentirsi più rilassate, più tranquille rispetto a quando ascoltano frequenze più alte. Sembra in realtà sia un'esperienza comune, ma si tratta anche di un'esperienza assolutamente soggettiva. Mermichides cosa ha fatto? Ha fatto dei test su campioni di persone e ha visto che quando diceva alle persone quali frequenze avrebbero sentito, se a 440 o a 432 Hz, la maggioranza diceva di sentirsi meglio quando Mermichides diceva, prima di suonare, che stavano ascoltando musica a 432 Hz, anche se lui in realtà stava facendo un'altra cosa. Per esempio, aggiungeva in coda ai brevi pezzi degli altri toni a frequenze diverse, senza che gli ascoltatori lo sapessero. Insomma, come prevedibile, le nostre aspettative alla fine la fanno sempre da padrone e sono la chiave per capire com'è possibile che queste cose sembrino funzionare per davvero. Ma forse nei confronti delle credenze nelle frequenze magiche si possono fare obiezioni persino più radicali. Tutti coloro che sostengono che questo numero, 432, o anche altri a dir la verità, avrebbero particolari significati cosmici, sembrano non rendersi conto che gli Hertz, come tutte le unità di misurazione fisica, sono arbitrarie, nel senso che si basano su punti di riferimento e loro stesse su altre unità di misura convenzionali. Insomma, i valori numerici che si ottengono in fisica non sono una magia, non sono dei valori assoluti che piovono da una specie di sfera celeste misteriosa, qualcosa di arcano che spetta soltanto che menti superiori arrivino per recuperarle. No, sono frutto di calcoli, di teoremi, di convenzioni, di postulati e di esperimenti del tutto empirici e del tutto umani. Anche per le frequenze si potrebbero pensare sistemi di misurazione differenti che ci porterebbero inevitabilmente a ottenere numeri differenti. Allora, tanti saluti al 432, sul serio. In questi ultimi decenni è stato detto di tutto sulla frequenza magica e per questo ho voluto fare una specie di selezione di alcune tra le storie più originali e anche più sorprendenti che si incontrano in giro. Vedrete, si tratta davvero di una escalation in cui chi sostiene cose di quel genere è riuscito a vedere il numero 432 dappertutto, alla lettera, dalle cose microscopiche ad alcune di dimensioni davvero smisurate. Alla mania dei 432 Hz non è scampata nemmeno l'acqua, la sostanza liquida più comune alla nostra esperienza, ma anche quella che, grazie al suo antichissimo simbolismo, dall'Ottocento è al cuore di tante pseudoterapie e forme di pseudomedicina che veicolano l'eterna idea della semplicità e della natura come fonti di guarigione da ogni male. Anche l'acqua, dunque, sarebbe in grado di operare miracoli. Perché? Beh, perché possiederebbe, c'è bisogno di dirlo, una frequenza di 432 Hz. In questo caso non si capisce nemmeno bene dal punto di vista scientifico, ma anche del puro buonsenso, cosa si voglia intendere con un'affermazione del genere. Certo, l'acqua non è affatto una sostanza semplice come appare, come dice un'infinita retorica sulla sua purezza e trasparenza. L'acqua è liquida soltanto perché il legame molecolare tra le due molecole che la compongono, un legame a idrogeno, si rompe una volta ogni miliardesimo di secondo. Ecco, da questo punto di vista è possibile parlare di vibrazione dell'acqua nell'ordine di grandezza di un terahertz, una frequenza molto molto alta sullo spettro elettromagnetico, prossima alla gamma dell'infrarosso. In un certo senso l'acqua è un cristallo liquido che vibra di continuo,
Quando la temperatura scende sotto zero, allora questa sostanza gela, l'ondulazione molecolare si ferma e l'acqua diventa davvero un cristallo, che poi non è altro che il comunissimo ghiaccio. Ora, se proprio volessimo venire incontro a coloro che collegano l'acqua alla faccenda dei 432 Hz, proviamo a fare una cosa. Prendiamo la frequenza di un terahertz, che è pari a un miliardo di hertz, e traduciamola, per così dire, nelle ottave musicali inferiori, fino a quella più bassa possibile. Ebbene, in questo modo otteniamo la 31esima ottava, che ci dà un re diesis a 310,44 Hz. Ecco, anche con tutta la buona volontà di questo mondo, siamo ben lontani dall'ottenere un numero vicino al magico 432. Insomma, la frequenza dell'acqua e la nostra mitica lunghezza d'onda non sembrano proprio avere niente in comune. E se invece dalle molecole ci spostassimo all'organismo umano, cioè al nostro corpo, troveremmo magari lì la chiave del segreto della nostra frequenza misteriosa? Vediamo allora dove si potrebbe annidare questa volta il numero fatale. Beh, facile, in uno dei punti più vitali del nostro sistema fisiologico. Molte delle fantasie sui 432 Hz sono caratterizzate da un impatto emotivo facile, quasi da un richiamo elementare a simboli che dovrebbero apparire ovvi a chiunque. Abbiamo appena visto come, in un modo assolutamente astruso, un elemento come l'acqua, che nell'immaginario, l'abbiamo già detto, no, di ogni cultura, di ogni religione, è stato utilizzato senza grandi preoccupazioni da occultisti, operatori New Age, eccetera, anche lì si anniderebbe il famigerato 432. Naturalmente una sorte simile è toccata anche al cuore. In realtà è toccata qualsiasi cosa abbia a che fare con un'idea più o meno poetica, vaga, di vita. Stando ad alcuni, dunque, la frequenza di 432 Hz non sarebbe altro che un'armonica, la 360esima per la precisione, della frequenza del battito cardiaco, che secondo costoro andrebbe considerato perfetto e in perfetta armonia quando è pari a 72 battiti al minuto. Stavolta davvero c'è da rimanere di stucco. In cardiologia non esiste nessuna evidenza scientifica che ci dica che il ritmo cardiaco dovrebbe corrispondere, per essere ottimale, a 72 battiti al minuto. Da dove salta fuori un'idea simile? Tutti sappiamo bene che la nostra frequenza cardiaca varia in funzione delle attività che svolgiamo, delle patologie, del ritmo sonno-veglia, ma anche moltissimo dall'età delle persone. I neonati hanno una frequenza molto alta, in sostanza sono tachicardici, con 140 battiti al minuto, ma anche di più a volte. A 1-2 anni si hanno in media 110 battiti, poi si scende, ad esempio, tra i 6 e i 12 anni si è in media intorno ai 95 e dall'adolescenza si va sui 70, ma con forti variazioni. Sopra i 100 battiti al minuto si è tachicardici e magari se un fenomeno rimane costante bisogna segnalare la cosa al proprio medico, mi raccomando. Credere che il numero di 72 contrazioni cardiache per minuto abbia a che fare con l'equilibrio e che questa idea strampalata possa essere legata a un'armonica della frequenza di 432 Hz è un po' troppo, eh? E dunque, ecco alcune fantasie su un microcosmo, quello delle molecole dell'acqua, e poi su quello che per il pensiero esoterico sarebbe il riflesso dell'universo intero, e cioè il nostro corpo, l'organismo umano. Ma da qui l'immaginazione ha poi spiccato il volo ancora più in alto, verso dimensioni e verso strutture di ben altro genere, e ha viaggiato nel tempo e nello spazio, come stiamo per scoprire. Era inevitabile. Dopo acqua, cuore e molto molto altro, pensavate che la nostra frequenza misteriosa non fosse stata associata al monumento antico più saccheggiato da occultisti, teorici degli antichi astronauti, venditori di terapie miracolose e pseudoscienziati di ogni epoca, vale a dire le piramidi dell'Egitto antico? E in effetti, circa le misure in base alle quali sarebbero state costruite le piramidi dal 700 in poi, se ne sono sentite di tutti i colori. Nel pensiero occultistico esiste una lunga tradizione numerologica,
al riguardo e ne abbiamo già parlato anche in un altro video. L'idea che il numero 432 abbia a che fare con le piramidi, ovviamente, è priva di qualunque fondamento, ma è utile perché mostra la confusione che si può fare tra una frequenza, che si misura in hertz, e una lunghezza d'onda, che si misura in metri. Ora, la frequenza di 432 Hz corrisponde a una lunghezza d'onda di 79,63 cm. Le piramidi egizie, anche quelle Maya, hanno una pianta quadrata, ma sono ovviamente misurate con unità di lunghezza, non di frequenza. Nel caso dell'Egitto, la misura che fu utilizzata è il cubito piccolo, circa 45 cm. Nel caso dell'America centrale dei Maya, invece, fu impiegata la cosiddetta unità standard di Teotihuacan, circa 83 cm. Comunque, lo vedete bene, due misure che non c'entrano assolutamente niente con il numero 432. Ma supponiamo pure che in qualche modo quegli edifici nascondano una misura pari a questo benedetto numero 432. Ebbene, anche così non si capisce che cosa questo potrebbe avere a che vedere con le misure delle piramidi, considerato che le unità di misura sono in metri, almeno per il nostro sistema moderno, e in suoi sottomultipli, mentre le frequenze si misurano in hertz, o se vogliamo dirla col vecchio termine italiano, in cicli, detti in termini più crudi. È un po' mescolare le proverbiali pere con le mele. Cubiti, hertz e metri non sono la stessa cosa da nessun punto di vista. Si riferiscono a cose diverse, a sistemi di riferimento differenti. Se anche per qualche coincidenza si trovassero dei numeri uguali o molto prossimi a qualche misura reale, una cosa del genere non farebbe che evidenziare ancora di più la mentalità antiscientifica di chi ragiona a quel modo. I numeri, infatti, in se stessi non significano granché. Visto che stiamo parlando sempre in ogni caso di grandezze fisiche, ricordiamoci, non siamo nel regno della Kabbalah o in un mondo in cui i numeri diventano qualcosa di magico, di origine divina, quasi come se fossimo tutti dei pensatori simili al Pitagora della Magna Grecia. Ci muoviamo invece in quello della realtà fisica, del mondo, dei suoi fenomeni. Insomma, l'idea dietro tutto ciò è che il numero 432 abbia qualcosa a che vedere con i presunti misteri della Terra, con la geometria sacra, con le proporzioni, con la potenza che si concentrerebbe in certi edifici. Ma le fantasie sui 432 Hz non hanno limitato il loro sguardo verso il basso, cioè verso la Terra. Certe menti sopraffine sono andate anche verso l'alto, verso le stelle. E vediamo quindi in che modo e come è stato possibile concepire dei calcoli ancora più astrusi di quelli che abbiamo visto finora. La scoperta della precessione degli equinozi, cioè il movimento molto lento che sposta l'asse terrestre rispetto alla sfera immaginaria delle stelle fisse, di solito è attribuita all'astronomo greco Ipparco di Nicea, che l'avrebbe realizzato un po' dopo la metà del secondo secolo avanti Cristo. Come si sa, la precessione è un guaio per le credenze astrologiche, visto che le costellazioni nel corso dei millenni si sono spostate e in questo modo i periodi dell'anno ai quali si riferiscono gli astrologi per parlare di entrata del sole in un segno o nell'altro semplicemente non corrispondono più, ma da molto tempo, alla realtà della volta celeste, per quanto immaginario tutto questo sia, ovviamente. Forse chi appartiene al mondo del New Age non sopportava questa spina nel fianco dell'occultismo e allora ha pensato bene di legare in qualche modo i 432 Hz a un fenomeno astronomico, come appunto è la precessione degli equinozi. Tanto per cominciare, costoro hanno deciso che la durata esatta della precessione sarebbe di 25.920 anni e non di 25.772, che è il tempo che di norma l'astronomia ritiene sia quello attuale, giacché questo valore muta lievemente nel tempo. E lo hanno fatto, come sempre,
per poter arrivare alla cosa che più sta loro a cuore, cioè far quadrare delle relazioni meramente numeriche tra cose completamente disparate tra di loro. Una volta che si è deciso un numero, come appunto è accaduto al 25.920 per la precessione, ci si mette intorno un po' di calcoli, qualcosa salterà fuori prima o poi, no? E allora sentite come hanno ragionato. Prendiamo il numero 25.920, dividiamolo per 360, cioè per i giorni dell'anno fatti pari a 30 per i 12 mesi, come i gradi della circonferenza celeste. Otteniamo 72, battiti del cuore. Ora, gli equinozi si spostano di un grado ogni 72 anni, il che, tenetevi forte le sedie, corrisponde a un'armonica della nota Re a 288 Hz e un quarto, quando La è accordato usando la mitica frequenza di 432 Hz. Ecco dove risiedeva l'arcano segreto dell'armonia delle sfere celesti. Chiarissimo e ovvio, beh, non pare anche a voi. Ma a parte tutte queste astrusità, questo modo di ragionare implica una cosa assolutamente non vera, ma che forse è una piccola lezione che dovremmo tenere presente. Anche le grandezze fisiche di cui parliamo, in una certa misura, sono soggette a variazioni di diverso genere. Ad esempio, la durata del periodo della precessione non è perfettamente costante. La stessa qualità dell'accordatura fatta su questa o quella frequenza, e ovviamente quella di 432 Hz è una convenzione, esattamente come lo sono le altre, 440, 442 e così via, varia in funzione della temperatura dell'aria e di altre proprietà fisiche legate alle circostanze. In realtà tutte queste speculazioni numerologiche hanno alla base un'idea di fissità da mondo delle idee, da sfere ideali, immutabili, un po' come quelle delle idee platoniche, in cui i numeri hanno un valore in sé e non perché misurano, interpretano e ci servono per una miglior conoscenza condivisa della realtà fisica del mondo e dei fenomeni che accadono. Insomma, siamo davvero lontani anni luce dal modo scientifico di concepire la realtà. Un approfondimento tecnico, anche molto divertente, sugli errori dei teorici dei 432 Hz l'ho fatto tempo fa l'amico Marco Morocutti, progettista elettronico, fonico e uno tra i soci da sempre più attivi del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Vi consiglio di andare a guardare il suo video e ad ascoltare quello che vi racconta, perché è molto istruttivo. Insomma, pensare, ad esempio, che l'utilizzo di suoni a 432 Hz possa far germogliare meglio le piante, farci dormire in maniera più riposata, al di là di tante altre cose, significa trascurare completamente sia la realtà dei fenomeni fisici che quella della neurofisiologia umana. Dovrebbe già bastare questo a ridurre ai minimi termini qualsiasi controversia sulle qualità dei 432 Hz, dei 440 o di qualsiasi altra frequenza più alta o più bassa sulla quale accordare la musica. E invece, forse è il caso di fare un'ultima riflessione, una specie di conclusione in cui ci verrà in soccorso uno dei maggiori intellettuali italiani dei nostri tempi, il compianto Umberto Eco. Che cosa c'entra questo grande scrittore, che tra le altre cose è stato uno dei soci onorari del CICAP, con il tema di cui abbiamo parlato oggi e soprattutto cosa ha a che fare Eco con l'esoterismo della naftalina? Umberto Eco si è interessato moltissimo di occultismo, di alchimia, del pensiero esoterico e l'ha fatto anche per mettere in guardia, sino all'ultimo, dai rischi che corriamo quando ci dimentichiamo, tutti noi, di provare a pensare in maniera razionale. Forse il prodotto più importante per la critica, quello che Eco stesso ha definito il ciarpame occultista, è stato il suo secondo romanzo, Il pendolo di Foucault, che racconta, come in una serie di scatole cinesi, di un gruppo di redattori di case editrici che si inventano un complotto complicatissimo al quale finiscono loro stessi per credere. Ebbene, nel pendolo di Foucault, Eco si prende gioco della mania occultistica per i numeri, i calcoli, le misure, esatte o sbagliate che siano. Cioè, scherza da par suo proprio su quello che abbiamo visto in azione in questo episodio di Strane Storie. Lo fa nel 48esimo dei 120 capitoli che compongono Il Pendolo, un romanzo volutamente intricato e molto lungo. A parlare in quelle pagine è Allier,
uno dei protagonisti, un ermetista che si spaccia per il mitico conte di Saint-Germain, un personaggio che ricorre spesso nell'occultismo moderno. Allié racconta in dettagli incredibili i rapporti numerici che sembrano intercorrere tra le dimensioni della piramide di Cheope, la circonferenza terrestre e la superficie del nostro pianeta. Ma lo fa soltanto per dire ai suoi interlocutori che con i numeri si può dire tutto e il contrario di tutto, magari modificandoli un pochino a proprio favore, come abbiamo visto fare proprio dai tanti teorici dei 432 Hz. Allié poi conclude il suo ragionamento indicando agli interlocutori allibiti un vecchio chiosco da strada, uno di quelli dove si vendono i biglietti delle lotterie. Quel chiosco ha un ripiano lungo un 100 miliardesimo della distanza Terra-Sole, mentre dividendo l'altezza della parte posteriore per quella della finestra si ottiene niente meno che il pi greco, cioè 3,14. L'altezza anteriore della finestra invece è 19 decimetri, cioè gli anni del ciclo lunare greco e così via, sino a ottenere due cifre in cui, sostituendo i numeri interi con le lettere corrispondenti nell'alfabeto, sapete a cosa si arriva? A questa formula chimica. E sapete a cosa corrisponde questa formula? Per me è molto semplice, è la formula della naftalina, la sostanza che un tempo si usava per preservare gli abiti dalle tarme, ma che impregnava con il suo odore penetrante armadi e indumenti. La nostra rassegna delle cose che sono state tirate in ballo sulla frequenza di 432 Hz oggi avrebbe potuto essere molto più lunga e soprattutto ancora più cervellotica. Non esiste nessuna evidenza che questa frequenza faccia bene a qualcosa o che sia legata a chissà quali strutture fondamentali della realtà o all'universo, oppure anche soltanto a un'accordatura perfetta, celestiale degli strumenti musicali. Umberto Eco, con il suo divertimento, ce l'ha ricordato, davvero maestro della ragione. Attenzione a come crediamo di stabilire i rapporti tra le cose e soprattutto tra numeri, quantità e misure collegate tra loro in maniera assolutamente priva di qualsiasi logica. Altrimenti, ecco dove si rischia di finire, lì dove Eco ci ha mostrato, nella naftalina. Sulla nostra tendenza a vedere collegamenti tra le cose, a immaginare connessioni e relazioni di causa-effetto anche dove non c'è assolutamente nulla, ci sarebbe ancora molto da dire e tra l'altro ne parlo proprio a fondo anche nel mio nuovo libro, La scienza dell'incredibile, che il 28 marzo sarà in tutte le librerie e al quale vi rimando. Vi ricordo l'appuntamento al Muse di Trento il 23 marzo e il 27 marzo alle 18:30 al Teatro Menotti di Milano vi aspetto per una presentazione in anteprima con le prime copie del libro. Non mancate. Per ora io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Sbarcando sull'isola contribuirete in maniera concreta alla realizzazione di nuovi progetti. Tra parentesi, sapete che stiamo adesso avvicinandoci alla realizzazione del nostro nuovo studio. L'ho localizzato, ci sono un po' di lavori da fare, ma presto vi aggiornerò, vi racconterò, tra non molto sarà operativo e quindi inizieremo davvero a mettere mano a nuovi progetti e se venite sull'isola ci aiutate davvero a realizzarli e farete parte di questa avventura. Inoltre, allo stesso tempo avrete anche accesso a tantissimi contenuti esclusivi e poi vi coinvolgerò nelle mie scelte, risponderò alle vostre domande, potrete entrare anche in una chat riservata dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti e leggete i nomi di alcuni di loro nella sigla finale di questo episodio e chissà, magari presto potrebbe esserci anche il vostro. Noi per ora ci fermiamo qui, ma ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30 con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto! Ma sa che ci pensavo l'altro giorno? A cosa, di grazia? Al fatto che io devo averla vista da qualche parte. Ma se sono 3 anni almeno che ci conosciamo? Ma no, dico prima! Se l'avessi conosciuta prima, le assicuro che non sarebbe qui oggi. Eppure, ma forse la scambio con qualcun altro. Forse è così. Deve essere il naso. Il naso? Cos'ha il mio naso? Il fatto è che ce l'hanno tante altre persone, allora è facile confondersi.
essere così.